Ed eccoci, siamo fuori dal T9 nel quartiere Lambrate a fianco all'Esselunga di Rubattino e stiamo andando a fare l'esplorazione per la seconda volta di questa struttura. Il comitato anti-racket e anti-abusivismo, City Report, Tullio Trapasso, Paolo Rusconi e tutto il gruppo, oggi insieme a Milano Trash. Ecco, questo è l'ingresso, come vedete non è scomodo, anzi è agevolissimo, come è agevolissimo anche l'ingresso per chi lo conosce. Non è cambiato praticamente nulla dall'inizio, non è stata neanche saldata la porta, murata la porta come si fa di solito. Guardate, l'unico passaggio, diciamo tra virgolette, comodo e regolare è questo. E che dire, siamo stati qui già nelle precedenti serate, nottate, a controllare quello che succedeva. Abbiamo scoperto che ci sono dei pernotti, c'è un via vai di persone che vengono qui anche ad acquistare droga. Il resto lo vedrete nelle immagini tra poco. Un saluto a tutti. We'll be right back.
Buongiorno a tutti, il Comitato Antiracket e Antiabusivismo. Oggi siamo a Lambrate, al famoso palazzo dove eravamo stati l'anno scorso a fianco all'Esselunga. Siamo saliti al primo piano ed ecco il primo bivacco. Che cosa dire? C'è stata una messa in sicurezza farsesca. Hanno messo praticamente una rete sopra la rete. Non hanno murato gli ingressi dove ci sono le porte, ma hanno messo un telo di plastica. Secondo me questo è un atteggiamento ridicolo e superficiale rispetto ai problemi della sicurezza che i cittadini del quartiere Lambrate hanno. Quindi chiediamo a Beppe Sala, a tutti quelli componenti della Giunta, se questo è il modo di creare sicurezza nei quartieri e soprattutto di rivalutare i quartieri che hanno delle difficoltà a causa dell'immigrazione clandestina, degli abusivi e comunque di questi criminali che vivono qui in condizioni pietose, ma soprattutto che, si sa benissimo, sono degli ignoti, quindi vivono di atti non leciti. Ecco, richiediamo un'altra volta il vostro intervento, anche perché crediamo che il vostro elettorato non sia solo dentro la cerchia del Naviglio, quindi fatelo anche per voi, cercate di sistemare questi quartieri. Ed eccoci nei sotterranei del T9, questo luogo sconosciuto ai più, molto pericoloso, buio. Qui una volta veniva fatta cucina, preparati i pasti per i lavoratori, gli operai che venivano in questa mensa e
Adesso è tutto abbandonato, sporco, con dei pernotti. E qui cosa troviamo? Nel bollitore della pasta, altre schifezze, uova, bicchieri. Insomma, una situazione come questa ci ricorda altre situazioni accadute in questi mesi. Senza voler fare un paragone, però mi auguro che chi di dovere intervenga. Noi abbiamo dato il nostro contributo per dovere civico, perché ci va di farlo, perché è giusto difendere e aiutare chi in questo momento è cieco nella difesa di Milano e del ripristino di questi luoghi che sicuramente sono pericolosi e illegali. Un saluto a tutti, il Comitato Antiracket e Antiabusivismo, City Report, Tullio Trapasso, andiamo avanti. Sotterranei del T9, questo luogo misterioso che almeno le persone regolari non frequentano, ma che pare molto vissuto data l'immondizia, lo sporco. Ringrazio Paolo Rusconi che mi sta seguendo e mi fa anche luce. Sigarette. Mi seguo a dormire qua. Questo sicuramente è un posto che potrebbe creare diversi problemi. Qui chiude, qui chiude, qui chiude.